al tramonto del sole. È bellissimo lavorare in uno scenario come questo, San Pericano, il paese dei tramonti. Felicini, un rievocatore storico della battitura a fermo. Come vedete alle sue spalle la macchina la batte e fino adesso è stato veramente uno spettacolo d'altri tempi. Ma chiediamo proprio a Simone come mai questa rievocazione e che cosa ci hai fatto vedere questa sera. Questa sera abbiamo rievocato tutti i passaggi della battitura del grano. Praticamente dalla mietitura abbiamo fatto la carratura e poi per ultimo la battitura. Abbiamo inserito i covoni nel battitore della trebbiatrice, il battitore toglie la risca dalla paglia e a suo tempo la paglia esce e va nel pagliaio tramite una scaletta porta paglia. E invece la granella va nelle balle. Praticamente questo passaggio chiude il cerchio della semina del grano, la coltivazione del frumento. È una grandissima festa la trebbiatura, è una grandissima festa perché si chiude dopo un anno di fatiche il raccolto, che serve sia per i buoi innanzitutto e poi per gli esseri umani per fare il grano. Il grano serve per fare la farina. Questo è un grano tenero, noi l'abbiamo chiamato Sandrone in memoria del nostro caro amico qui di San Feliciano che da poco è scomparso, e questo Sandrone è un miscuglio di grani che abbiamo incrociato dalle mie parti spina con i sementi di San Feliciano, e questo connubio ha portato a un grano tenero meraviglioso che ha delle proprietà organolettiche stupende, a bassissimo contenuto di glutine, e perciò anche per i ciriaci questo grano potrebbe anche andare bene. Tu hai nominato un personaggio veramente storico e che si dedicava a questo tipo, perché tu per la verità anche alla spina. Certo, Sandro era dei nostri. Hai fatto via via parecchie rievocazioni. Ecco, un pensiero per Sandro, prima c'era anche il parroco, abbiamo proprio recitato l'eterno riposo per questo nostro amico. Caro amico. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, preghiamo per Sandro, ma soprattutto ricordiamolo per quello che ha fatto nella sua vita. Io ho conosciuto poco, un paio d'anni, però è stato uno dei primi che è venuto a darmi una mano in parrocchia, che è sempre davvero presente con Savro, Giorgio, i primi che sono venuti a darmi una mano a sistemare, a pulire, ma hanno lavorato, avete lavorato, davvero tutti i giorni venivano a sistemare il luogo per renderlo bello. Ho dei bellissimi ricordi di lui, e sono convinto che lui dal paradiso, dal cielo, anche in questo momento qui, gode la vostra presenza. Ricordiamolo con l'affetto, ma soprattutto con il suo sorriso, perché le cose belle, il sorriso, cioè aveva un bel sorriso per davvero, come c'è la figlia, come il figlio, ecco, quindi ricordiamolo con tanto affetto e preghiamolo per lui, l'eterno riposo, il Signore, l'eterno riposo, l'eterno riposo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon tutto. Grazie. 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 Bravo. Tu che cosa vuoi dirci di questo Sandrone? Sandrone innanzitutto era un compagnone di tutti, è una persona che dà un animo talmente buono, talmente generoso e era talmente altruista, con una grandissima voglia di fare per tutta la collettività. E penso che la comunità di San Feliciano abbia avuto una grossa perdita.
A parte le sue suonate con l'organetto che tutte le sere riusciva a portare allegria. E in più Sandro è stato il primo promotore a riportare la trebbiatura a Fermo qui a San Feliciano qualche anno fa. E noi oggi, in memoria di lui, l'abbiamo rievocata. Perciò penso che oggi Sandro è nei nostri cuori sempre, ma oggi in particolar modo. Non è la solita trebbiatura Fermo perché abbiamo fatto varie fasi, perché siamo partiti da una trebbiatrice di metà anni 50 fino ad arrivare ai inizi fine 800, perché questa di qui è una trebbiatrice tedesca, diciamo chiamata svecciatoio, dalla targhetta 1890, poi l'ultimo numero non si legge. Cioè, poi di qui passavano in un ventilatore che serviva per pulire la pula col grano. E questo ventilatore serviva anche come selezionatrice per il seme per ripiantare l'anno prossimo. Aveva due funzioni questo ventilatore: pulire il grano, il chicco più grande veniva scarrellato da una parte, il chicco più piccolo dal vaio passava dall'altra. Guarda, la rievocazione è una parte molto interna a me, perché poi io vengo da una famiglia dove le origini sono origini contadine e di conseguenza sono nato sentendo parlare prima i nonni ma anche i genitori delle feste di battitura, e li ricordo sempre un'immagine molto positiva della festa di battitura, perché ricordo sempre mamma in particolare e papà che raccontavano di queste giornate meravigliose dove riuscivano a fare il lavoro insieme, poi mangiavano insieme, facevano notte insieme, e per loro era uno di quegli eventi da ricordare. Mentre noi, probabilmente con il passare degli anni, no, è cambiato un po' tutto il modo di essere società, no? Una volta invece era tutto molto più semplice, ma quel semplice rendeva qualcosa di indimenticabile. La battitura era quel qualcosa di indimenticabile. E quindi mi ha fatto molto piacere, l'invito a fare un saluto qua. E quindi grazie, insomma, ci tenevo perché per me, non avendola fatta, ma qualcosa che mi è rimasta in mente fin da piccolo. Beh, è un onore essere ospite qui su questo scenario bellissimo. Ringrazio ovviamente il padrone di casa, Sauro Lillino, per l'ospitalità, e lo ringrazio soprattutto con i suoi amici per la rievocazione storica della battitura. Io sono nipote di contadini, mio padre è stato emigrante, ma è stato comunque un contadino con orgoglio di Palombaro, grosso latifondista del nostro territorio. E la festa della battitura era l'apice di tutto l'anno, di tutta la coltivazione, si riunivano tutti i contadini, era una festa importante, sentita da tutti, con un effetto sociale pauroso, nonché economico, perché era il momento in cui si raccoglieva, come si dice bene, il frutto della stagione, con grandi mangiate, tavolate. Io ero un bambino, ricordo come mandavano sul barcone a passare l'acqua e il vino, più vin che acqua, come giusto che sia. Quindi grazie per questa rievocazione con questi mezzi, che ringrazio Simone, il proprietario di tutti questi trattori. Accanto a noi c'è Sauro Lillini, prima lo vedevamo sul pagliaio mentre c'era la battitura e lui ordinava il pagliaio, ma sentiamo proprio da lui questa esperienza, cosa è venuto fuori e che cosa ci vuol dire magari per i giovani, perché ho visto c'erano anche parecchi giovani. No, io intanto volevo dire che già sono molto fortunato abitare in questo luogo, questo è un paradiso, perché fra poco vediamo il tramonto, abbiamo fatto una battitura lungo il lago Trasimeno fra San Feliciano e Monte del Lago, che è una delle zone più carine del Trasimeno, dove i tramonti si vedono in modo eccezionale. No, io volevo dire soprattutto che abbiamo fatto questa
come si può chiamare questa revocazione della battitura, proprio perché sti ragazzini non conoscono e non hanno toccato mai con mano il grano, considerando che il grano è stata la fonte di salvezza, di crescita dei nostri antenati e sarà ancora per tanto tempo. Quindi il grano è veramente un prodotto che ci ha fatto vivere e ci farà vivere andando avanti. Quindi questi figlioli lo dovranno toccare con mano, se non lo sentono nominare magari l'hanno visto mai. Invece io parlo per me che mi sono accorto che solo facendo questo lavoro riesci a capire quanti sacrifici, quanto sforzo e proprio con la mente torni a quel tempo quando i miei genitori e i miei nonni facevano questo lavoro, perché se te lo raccontano non riesci a capire, ma se lo fai minuto per minuto, gesto per gesto, riesci a capire tutto quello che hanno vissuto, sacrifici, lavoro e tutto qui. Rivedere una manifestazione come questa veramente ti dà i brividi, perché sono cresciuto in mezzo alle macchine da batte, in mezzo a questi oggetti che ai più potranno sembrare cose strane, senza significato. Per noi invece ogni pezzo di legno di questo qui ci ricorda un pezzo della nostra vita. Ho 70 anni e ho avuto la fortuna di avere un mio zio che faceva di mestiere proprio questo, cioè di fare colui che guida le moto, le macchine da battere, e si partiva con la macchina, con la scala, la scaletta e la scalina addirittura, per cui veniva un convoglio di queste macchine che io, bambino come ero, per me era una cosa straordinaria, meravigliosa. Mi ricordo quelle giornate della battitura così belle, così intense, anche perché era il momento in cui il colono, il mezzadro, riceveva la sua parte, per cui era una cosa importante, riscuoteva tutto quello che aveva fatto durante l'inverno. Era una cosa spettacolare, le donne che avevano fatto il tiramisù, anzi no, la zuppa inglese, e poi c'erano quelle cene straordinarie con i macchinisti per conto loro, c'era il tavolo dei macchinisti, il tavolo del padrone. Quando il termine padrone non era offensivo, all'epoca era una cosa normale, ci stava. Sono ricordi indelebili e queste rievocazioni qui veramente sono commoventi per me. Grazie a Sauro e a tutti coloro che ci danno da fare tutti i giorni per queste cose. Simone, tutto questo lavoro lo manda Ollandini a testa calda, ma ce lo spieghi che cos'è? Ollandini a testa calda sarebbe un trattore semidiesel a due tempi. Praticamente è il motore della Vespetta pensato in grande. Consideriamo che il 45-50 è quasi 13.000 centimetri cubici di cilindrata. Il testa calda, per essere messo in moto, ha bisogno, si chiama proprio testa calda perché bisogna scaldare una semisfera, una calotta, che deve raggiungere una temperatura intorno ai 700 gradi più o meno. Lo vediamo quando è in temperatura dalla valvola di decompressione, incomincia a fare un fumo denso, l'iniettore spruzza, incomincia a fare questo fumo denso. Quando vediamo questo fumo denso possiamo attivare manualmente i volani e da lì il motore si avvia. Il testa calda può girare sia a destra che a sinistra, praticamente una volta le Vespette si mettevano in moto anche con la retromarcia, e il testa calda ugualmente, parte sempre in retromarcia, bisogna rifermare il motore per dargli il senso di rotazione. Infatti sui volani vediamo la freccia in cui lui può girare. All'epoca si chiamavano quattro marce indietro e una avanti. I primi trattori testa calda non avevano la retromarcia, fermavano il motore con un colpetto di gas, facevano ruotare il motore in senso antiorario e il motore andava a retromarcia, un colpetto di gas e il motore ripartiva per le manovre, ci voleva per fare le manovre, però all'epoca la retromarcia ancora non c'era. Adesso che stai facendo con questa manovra? Con questa manovra sto
azionando, portando il pistone in punto morto superiore, e come potete vedere quel fumo denso che vi dicevo prima dalla valvola di decompressione esce. Io praticamente meccanicamente sto azionando il motore, chiudendo la valvola il motore va in compressione e la macchina si avvia. Colpo. Qui abbiamo una frizione conica che dà il moto alla trebbia. Agendo su questi due volantini io stringo la parte superiore a quella fissata sul volano e la puleggia incomincia a ruotare. Attenzione, incomincia a muoversi la macchina. Ad ogni inizio trebbiatura si suona la mitica sirena per ben 3 volte. Stringo i 2 volantini, serro e comincio a dar gas alla macchina per portare la trebbiatrice a regime. La macchina deve fare intorno ai miei giri il battitore perché sennò non trebbia bene. Ora suoniamo la mitica sirena. Andiamo nella trebbiatrice a imboccare i covoni. Apriamo il battitore e incominciamo a inserire i covoni nel battitore. Allarghiamo i massi di grano in modo da facilitare la trebbiatura. Di solito sulla trebbiatrice ci stanno 2-3 persone. Uno che passa i covoni tagliandogli lo spago. Sentite come canta questa trebbiatrice. Come si suol dire, in fondo alla meta c'è il grano per l'oca. E poi a fine trebbiatura venivano portati i polli, le oche, le anatre a mangiare i residui della canella sotto alla metarella, come si suol dire. A posto! E abbiamo anche per quest'anno, abbiamo finito, il pagliaio è accimato,